Buongiorno a tutti, Giulietto Chiesa per pandoratv.it. L'Europa è nel panico, le borse crollano, trascinate verso il basso dal crollo verticale degli asset bancari, cioè crollano le banche essenzialmente, più che le borse crollano le banche. Che succede? L'exit Brexit della Gran Bretagna ci ha inferto così un grande colpo? Io vorrei fare una prima considerazione. Chi dirige l'orchestra sono gli stessi banchieri, speculatori, grandi investitori che hanno portato il mondo sulla crisi gigantesca che lo sta travolgendo. Credere a loro non conviene, perché non sono loro, prima di tutto non sono sinceri, secondo sono interessati a che noi non guardiamo le cose come stanno. Per esempio, che sta succedendo? Che si fa 2 più 2 uguale 4. Allora Wall Street è il centro del mondo, è il dollaro. Se la City of London si stacca dall'Europa e va con Wall Street, cosa che ha fatto fino ad ora, sarà un disastro per l'Europa, che si sentirà molto orfana e quindi crollano gli investimenti delle banche, nelle banche europee. Beh, è questo il quadro? No, non è questo il quadro. È l'esempio più classico di questa descrizione di cui stiamo parlando ora, della idea di coloro che quando gli si indica la luna col dito, guardano il dito invece della luna, e invece non è così. Se il signor Soros, il nazista Soros, dico nazista perché è lui che ha costruito con i suoi soldi il nazismo in Ucraina e ha organizzato il colpo di Stato, se Soros ci dice che l'Europa sta per andare in pezzi, è evidente che noi dobbiamo credergli. Sta facendo un'altra speculazione, sta facendo i suoi interessi. Quindi cerchiamo di guardare bene dov'è la luna e com'è fatta la luna, invece di guardare il dito che ci indicano la gente come Soros. E allora, se guardiamo la luna, capiamo che l'Europa certo è in una grave crisi, ma è evidente, e questa crisi non si risolve se non democratizzando l'Europa, se non trasformando l'Europa attuale in un'Europa sovrana, fatta di stati sovrani e non di stati come siamo tutti oggi, inclusi noi italiani, eterodiretti dagli Stati Uniti. Se l'Europa si liberasse dalla tutela della NATO, per esempio, sarebbe un'Europa più libera, sarebbe un'Europa che non va in guerra contro la Russia, e invece la NATO sta organizzando la guerra contro la Russia. Cesseremmo di essere sudditi in ogni profilo, cesseremmo di avere una banca centrale europea che è una banca privata che fa gli interessi degli Stati Uniti, cercheremo di essere cittadini dell'Europa che è guidata dalla Troica, che è tutto salvo che un organismo democratico, e così via discorrendo. Naturalmente non tutti saranno d'accordo, per esempio i baltici non saranno d'accordo, forse la Polonia non sarà d'accordo. Bene, non moriremo. Io penso che dovremmo avviare un nuovo processo costituente dell'Europa che cominci a cancellare il trattato di Maastricht, il trattato di Lisbona, che non sono trattati democratici, e poi una volta fatta una nuova Costituzione la dovremmo esporre ai popoli dell'Europa e gli diremo: decidete via referendum popolare, non attraverso i vostri parlamenti, se vi piace questa Costituzione. A chi piace ci sta, a chi non piace non ci sta, e non moriremo sicuramente. Sicuramente facciamo un'Europa credibile, democratica, pulita, sovrana, un grande protagonista della pace mondiale. Questo è quello che si dovrebbe fare. Questo è quello che si dovrebbe fare. E quindi non c'è nessuna tragedia, non ci sarebbe nessuna tragedia se gli speculatori non creassero appositamente la tragedia per ingannarci e per farci uscire dai gangheri, come si suol dire. Ecco. Quindi guardiamo la Luna. Una delle cose che questa Europa dovrebbe decidere è una comune politica verso gli immigranti, che li accolga nei limiti del possibile, che non li faccia morire e che ci consenta di vivere in pace con loro. Si può fare questa politica, certo che si può fare, però bisogna che l'Europa cambi radicalmente la sua politica, la smetta di fare guerre, la smetta di fomentare guerre. Queste sono cose che si possono fare, sì, bisogna farle. Ecco. E noi dovremmo guardare sulla Luna, specchiarci sulla Luna e vedere che sta cambiando il mondo. Quello che sta accadendo è la fine della globalizzazione, cari amici.
in questi giorni, proprio in questi giorni, mentre l'Europa è in subbuglio, Xi Jinping, il presidente cinese, insieme al presidente russo Putin, hanno ridisegnato la mappa del potere asiatico e nessuno se ne è accorto, tutti stavano a pensare a fare i conti sulle banche, nessuno si è accorto di un evento storico, cambia il potere in Asia e questo potere è tra l'altro del tutto estraneo a questa crisi che noi stiamo vivendo, quindi guardare al mondo è importante, capiremmo che sta modificandosi la mappa del potere mondiale, tutto intero. E per esempio, piccola notizia, ieri Erdogan ha chiesto solennemente scusa alla Russia per l'abbattimento del Sukhoi 24 in cui è morto un pilota. Erdogan si è praticamente gettato in ginocchio di fronte alla Russia chiedendo perdono e chiedendo e dicendo che vuole che le relazioni tra la Turchia e la Russia ritornino ad essere normali come prima, ma questo è un segno politico importantissimo che cambia la politica dell'Europa anche. Quindi di tutto questo pensate, il TG1 non ha dato la minima notizia, Repubblica, giornale quasi principe dell'Italia, non ha dato notizia, neanche il Fatto ne ha dato notizia, che pena. Che pena, non vediamo il mondo. Pandora è stata l'unica in Italia, o quasi l'unica, a dare questa notizia. Ne siamo orgogliosi perché noi proponiamo un'altra visione del mondo. Noi guardiamo la luna e non guardiamo il dito. E buon viaggio a tutti intorno al sole.